Come vi dicevo, oggi Algoritmica è un hub, no? È un hub di professionisti che mettono insieme le proprie conoscenze. Quindi abbiamo preso alcune strategie che alcuni nostri, anche clienti, hanno si sono detti disponibili a fornirci. Abbiamo preso, quando si chiude la webcam, così credo che rubi tutto il possibile. E abbiamo creato questo, noi lo chiamiamo conto pilota, è un conto di trading in cui abbiamo inserito le nostre strategie. E oggi vogliamo presentare i risultati, perché i risultati sono il frutto delle strategie che in parte proponiamo sul nostro sito, una di queste è l'Algo Certificate, altre sono strategie anche in abbonamento, tipo il brunch o il last minute, o altri, o alcune sono strategie che diamo solo ai corsisti del corso Diventare Quant. Quindi vi vogliamo far condividere con voi quello che è l'esperienza ottenuta sul mercato, appunto. Non parliamo di backtest in questo momento, come saprete. Basta backtest. Avete parlato per un'ora di backtest, strategie in opzioni, ora parliamo un attimo di risultati. E allora, quello che volevamo far vedere oggi, come già un po' accennato Andrea, è quello che diciamo generalmente non viene fatto vedere, cioè funziona il trading system. Come dicevo stamattina, io nei primi tempi, soprattutto quando diciamo mi approcciavo al trading sistematico, avevo una difficoltà ad applicare in automatico queste strategie, perché non ero capace di valutare, non ero molto fiducioso sul fatto che un tipo di trading approcciato in questa maniera potesse essere realmente profittevole. Sembrava quasi un sogno, no? Quello che si vede nei backtest. Allora abbiamo detto, visto che comunque i nostri sistemi, i sistemi che proponiamo alla nostra clientela, sono sistemi che in prima persona tradiamo, quindi non è che diamo fuori delle cose di cui non siamo sicuri, dal momento in cui noi eventualmente li stacchiamo per noi, perché capita che un sistema cresce purtroppo, e smettiamo anche di proporli ovviamente. Quindi siccome noi abbiamo tracciato quello che abbiamo fatto negli anni, perché abbiamo gli estratti conto del broker, quindi cioè più trasparenti di così direi che possiamo far fatica, perché non mostrare che cosa è legittimo aspettarsi da un trading sistematico con diciamo un portafoglio di sistemi, no? Allora, backtesting contro trading reale. Prima volevo fare, parlare però di quello che differenzia sostanzialmente un backtest dal trading reale. Allora, ci sono sicuramente delle differenze. Allora, le possibili cause di differenze quali sono? Beh, le differenze innanzitutto sono un calo delle performance. Raramente si vede un sistema che out of sample guadagna di più che nel backtest. Magari può essere, direi molto, molto raramente, molto improbabile. È abbastanza frequente vedere comunque un decadimento delle performance che a mio parere fino a un 20%, 30%, forse anche un po' fisiologico. Perché? Allora, parlando di overfitting, si intende quando si cerca di far andare una logica di trading particolarmente bene nel passato, magari inserendo troppe condizioni, aggiustando i parametri nella maniera ottimale, quindi per avere un bel risultato sul passato, ma è chiaro che quelle condizioni che si sono verificate, rappresentano il passato, nel futuro non si ripresenteranno uguali, quindi tutto il mio bel lavoro fatto nello sviluppare un bellissimo sistema che si adatta a quello che ha fatto il mercato nel passato non potrà essere, diciamo così, nel futuro. Per quanto io cerchi di essere accorto, quindi non commettere questo errore, inavvertitamente, il processo stesso di creazione di un sistema, un po' di overfitting c'è sempre. Quindi il trading reale contro un backtest è sempre un po' peggiorativo. Questo è un aspetto. Un altro aspetto è che può modificarsi il comportamento del mercato. Non c'è nulla di strano. Io ho sviluppato di recente un trading system sul natural gas, un mercato che conosco poco, però quello che ho notato è che fino a 2010-2011 avevo un certo tipo di comportamento con una facilità di trading, devo dire, veramente imbarazzante. E poi tutto quello che ha funzionato fino al 2011 va in orizzontale fino ad oggi.
Quindi un mercato si può modificare. Ho avuto anche in portafoglio, abbiamo avuto in portafoglio dei trading system sul Bund che abbiamo dovuto staccare, proprio come anche stamattina ci diceva, aiutami, quando parlavamo al primo intervento del, chi era? Matteo. Del Bianco. Sempre sul Bund, casualmente. Sì, 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 probabilmente, mi immagino, il futuro del Bund nei prossimi anni sarà molto diverso da quello che abbiamo visto fino adesso. Quindi ci possono essere sicuramente dei mercati che cambiano, e se il comportamento del mercato cambia non c'è niente da fare, il trading system non funziona più. Un altro aspetto è la distribuzione diversa dei rendimenti. Noi abbiamo fatto di recente un intervento all'IT Forum dove abbiamo parlato della simulazione Monte Carlo, di come, diciamo così, andando a rimescolare i vari trade che ha fatto il nostro sistema negli anni, potremmo ottenere delle curve diverse, pur diciamo avendo lo stesso sistema. Quindi anche se il mercato rimane, diciamo, simile nel comportamento negli anni futuri, potremmo comunque avere una serie di strisce negative, positive, una seguita all'altra, e potremmo anche avere un drawdown molto superiore a quello che abbiamo avuto nel passato. Quindi sì, questo è esatto l'intervento. No, ma non volevo entrare troppo nel dettaglio, diciamo, dell'aspetto. Volevo solo far vedere a tutti che, se volete approfondire l'argomento, ci sono le slide sul sito di Algoritmica. Assolutamente, sì, abbiamo accennato a, diciamo, ai processi di validazione dei trading system. Quindi il concetto di base è che il trading reale purtroppo è diverso dal backtest. Ah, ho voluto far vedere anche, ecco, prima di passare al grafico, volevo far vedere anche un'altra cosa. Quindi il consiglio qual è? Quando si mettono a mercato di trading system è sempre opportuno sottopesare le performance e sovrappesare il drawdown, quindi essere prudenziali nel fare questa cosa. E soprattutto, e qua devo dire che a mio parere è stata l'arma vincente, è stata la diversificazione attraverso un portafoglio di trading system. Perché se avessi preso il miglior trading system che in un determinato momento avessi sviluppato e avessi deciso di puntare tutto su questo, ecco, questo è quello che è successo sul mercato. Questo è un qualche cosa che io ancora in portafoglio, ancora oggi trado, però questo, diciamo, qui vediamo uno storico di 2 anni. Ma se andiamo dietro di altri 6, vedete una curva che va su così dritta. Purtroppo il mercato si è comportato in maniera diversa, può capitare. Adesso, diciamo così, viene monitorato su 2 conti, su uno viene tradato ancora, sull'altro è staccato. Sono fiducioso che il processo di sviluppo sia stato fatto bene, quindi a mio parere questo drawdown verrà recuperato. Però, diciamo così, il concetto qual è? Se riesco a diversificare, quindi affidarmi a più di un trading system che magari lavora su strumenti diversi, che hanno comportamento diverso, diceva stamattina Del Bianco giustamente che il mini S&P è molto diverso dal mini FIB o dal FIB, che il DAX è diverso dall'S&P 500, che il future, diciamo, o il Forex, diciamo così, il mercato valutario è ancora diverso dalle commodity, allora riesco ad avere un portafoglio che, lavorando con logiche differenti, tende ad avere un equity cumulativa, diciamo, migliore. Questa è l'equity reale del nostro conto dal aprile del 2012, 30 aprile 2012. Quindi qui vediamo uno screenshot del, non so chi di voi trada con Interactive Broker. Comunque dà un bellissimo strumento di analisi del proprio portafoglio che si chiama Portfolio Analyst, dove è possibile andare a ricostruire l'evoluzione nel tempo del nostro portafoglio giorno per giorno, dove vengono inserite tutte le metriche, i rendimenti, drawdown, profit factor, sharp ratio, chi più ne ha più ne mette, diciamo. Comunque riescono a dare un'ottima fotografia di come sta andando il nostro trading. Consideriamo che anche una equity come questa, che può essere una bellissima equity, esatto, in realtà ha dei periodi di sofferenza lunghi. Dopo questo, adesso non ci vedo. Allora, lo ricordo perfettamente perché ero in ferie in Grecia. Esatto, eravamo siamo sentiti. Mentre mia moglie e i figli erano a fare il bagno, io stavo al wifi del bar
e dicevo, ma com'è che il Forex mi sta così massacrando? Quindi anche fare trading sistematico, diciamo, non è, per quanto ho il conforto del backtest, del fatto di aver fatto comunque un buon lavoro, eccetera, ci sono dei momenti in cui inevitabilmente il mercato, diciamo, esce dalla sincronia col trading system, o viceversa, e c'è da un po' da soffrire. Quindi è vero che se su 3 anni e mezzo abbiamo raggiunto, diciamo, una performance del 350%. Questo è un calcolo che ha fatto Interactive Broker, perché pesa chiaramente il capitale oggetto di trading sulla base di quello che è effettivamente depositato nel conto. Quindi diciamo così, se ne utilizzo una parte magari per pagare le tasse, cioè calo il diciamo così, quello che ho depositato nel conto, qua mi aumentano anche un po' le performance. Comunque, di fatto, questo portafoglio, che è partito con 50.000 euro di controvalore iniziale, ha prodotto un risultato di 152.000 ad oggi, e sono stati prelevati nel frattempo 43.000 euro per il pagamento di tasse, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, circa 200.000 euro. Quindi ha guadagnato 150.000 euro questo portafoglio in poco più di 3 anni di trading, perché è aggiornato a 2 o 3 giorni fa. Ok. Qui lo vediamo, questo è sempre un grafico che consente di fare Interactive Broker, comparato a quello che ha fatto l'azionario Europa e l'azionario Italia. Quindi vedete, se non erro, la curva azzurra è l'azionario Italia, e la curva verdina, quella più bassa, è l'Eurostox e il nostro portafoglio. Teniamo conto che la distribuzione qui dei rendimenti, insomma, del risultato, è frutto anche di un'evoluzione delle strategie, nel senso che dopo vi mostreremo quali sono le strategie che sono in questo momento inserite nel conto, però nel corso del tempo abbiamo inevitabilmente, come diceva prima Maurizio, questo l'ho staccato perché non funziona, ci sono stati dei periodi in cui magari erano attaccati i sistemi che in questo momento non sono attaccati, quindi è frutto dell'evoluzione della nostra esperienza. Sì, ne avrei parlato comunque dopo, ma comunque, diciamo così, No, in realtà non è tanto. Allora, l'ultimo periodo è stato eccezionalmente favorevole, questo lo dico proprio in maniera aperta, perché da gennaio ad oggi c'è stato ma si vede anche graficamente, ma i sistemi che sono tradati da un anno a questa parte sono gli stessi, non è stato inserito nulla di nuovo. Quindi semplicemente adesso stiamo vivendo Sì, una fase di mercato molto molto profittevole. Da un anno e mezzo adesso, sì, qualche piccola modifica, ma non ha influito sulle performance significativamente. Quindi, no, dicevo che siamo partiti chiaramente con un numero di sistemi inferiore, perché con un capitale di base di 50.000 eravamo giustamente limitati. Poi, come dice Larry Williams, che le chiavi del successo sono il money management, un po' questo, diciamo, abbiamo cercato di applicarlo in un modo diverso rispetto a quello che consiglia di fare Larry Williams, perché anziché andare a incrementare il numero di contratti di ogni singolo trading system, abbiamo via via inserito nuovi trading system. Quindi, al crescere del capitale, quando potevamo permettercelo, abbiamo inserito via via nuovi trading system che, sulla base dei test effettuati, eccetera, ritenevamo meritevoli, no, di essere inseriti. Quindi, in un certo senso, è stata fatta un'operazione di money management, no, sul portafoglio, ma non sul singolo sistema, quanto piuttosto cercando di aumentare la diversificazione sia come strumenti tradati che come logiche di trading. E allora, qui vediamo le principali metriche del portafoglio. Allora, faccio la prima cosa che dico è che
Interactive si sbaglia a calcolare il drawdown. Okay? Quindi qua vedete un drawdown del 10% e io vi dico magari fosse stato solo del 10%, perché purtroppo loro lo calcolano sul capitale attuale. In realtà, se andiamo a vedere questa fase di mercato, qui è stato un drawdown, io vado a memoria, intorno a un 25% di drawdown, questa fase qui. Sì, qui probabilmente il conto è arrivato a circa 100.000, è risceso a 80, 77, faccio fatica a ricordare esattamente nel dettaglio. Questo per dire, per trasparenza assoluta, che non è vero che il drawdown di portafoglio è stato un 10%. In quel momento lì che vi ho fatto vedere è stato maggiore. Loro calcolano il drawdown sul valore attuale, che ovviamente è sbagliato, però vi farei anche notare uno Sharpe ratio di un 1,76 che è assolutamente degno di nota, con periodi positivi e negativi sostanzialmente che si eguagliano, quindi diciamo un giorno guadagno, un giorno perdo. Perché però il sistema ha avuto questi rendimenti? Perché se andiamo a vedere la distribuzione dei rendimenti su base giornaliera, vediamo che la stragrande maggioranza, cioè abbiamo più di 200 occorrenze in cui in base giornaliera il sistema ha fatto da 1,0 a 1%. Poi un altro bel numero di giorni in cui il sistema ha fatto da un 1 a un 2% e così chiaramente ad andare avanti e a scendere. Ci sono però anche giornate negative con alcuni giorni tragici da meno 7%, ce ne sono uno fortunatamente, però comunque ci sono stati anche dei giornate nere e questo capita purtroppo soprattutto con i sistemi mean reverting che per loro natura diciamo hanno difficoltà a essere performanti con degli stop loss stretti. Quindi quando io faccio una scelta di quel tipo, di tradare quel genere dei sistemi, soprattutto se non uso barre molto strette ma magari lavoro su logiche, daily, eccetera, devo mettere in conto anche possibili giornate particolarmente negative. Paragonandole a quelle positive, comunque vediamo che abbiamo avuto anche dei più 13, dei più 10, dei più 9, quindi è chiaro che diciamo non è un portafoglio per signorine, passatemi il termine, insomma bisogna avere anche un po' lo stomaco di riuscire a stare dentro nei momenti negativi. Allora, qui ho cercato di riassumere i punti chiave. Allora, innanzitutto dosare il rischio. Dosare il rischio, come dicevo poco fa, è per quanto riguarda gli stop loss, una sana e semplice regola è tenerli dentro lo 0,50 all'1% del controvalore totale. Quindi devo essere certo che il mio stop loss non sia eccessivo, non posso permettermi con 3-4 operazioni sbagliate di seguito di bruciarmi il 15% del capitale. Oppure, position sizing, cosa vuol dire? Se il mio sistema per natura deve avere uno stop loss largo, devo, e questo soprattutto è attuabile sul trading azionario, andare a comprare barra vendere quantitativi piccoli, cioè se non posso avere uno stop loss che limita il mio rischio, perlomeno cerco di comprare poco, di espormi poco a mercato. Poi logiche di trading decorrelate. Quindi diciamo le principali logiche sono o logiche di breakout, soprattutto in intraday, team in reverting, quindi che comprano quando il mercato scende o che vendono quando il mercato sale, o comunque più di lungo periodo di tipo trend following, diversificazione dei sottostanti. Faccio un esempio molto banale: nel portafoglio ci sono dei sistemi che vanno in mean reverting sull'S&P 500, particolarmente positivi quando il mercato sale, nel senso che in una fase di lungo periodo come quella che stiamo vivendo di mercato rialzista, loro vanno a comprare diciamo tutti i momenti di storno e hanno ottime performance. Dovesse cambiare il comportamento del mercato, io avrei bisogno di qualche altro trading system che si avvantaggia del crollo di mercato, e fortunatamente i sistemi sul FTSE MIB sono sistemi di breakout e generalmente quando il FTSE MIB crolla danno anche degli ottimi risultati.
quindi abbiamo detto diversificazione di sottostanti, di time frame, abbiamo sistemi che operano su base intraday e su base daily, abbiamo anche qualcosa su weekly, ma attualmente non è in portafoglio. Poi un aspetto, diciamo, non ultimo, è quello di monitorare e manutenere i sistemi. Qui c'è un errore di scrittura. In che senso? Il monitoraggio dei sistemi, vabbè, chiaramente viene fatto quotidianamente, o perlomeno su base settimanale noi li andiamo a vedere uno per uno, cosa ha fatto la settimana, come sta evolvendo il trading, siamo in linea con i parametri, c'è qualche anomalia, è il caso di riottimizzare, non riottimizzare, insomma tutta una serie di controlli che devono essere fatti. Slippage eseguito. E quindi un altro aspetto sicuramente importante è il money management. In questo caso l'abbiamo attuato principalmente come numero di sistemi, ma sicuramente nel corso di quello che saranno i progetti per l'anno corrente sarà quello di sviluppare l'aspetto del money management all'interno del singolo sistema. Qualche, diciamo, codice è già stato fatto. Sostanzialmente si tratta di andare a premiare i sistemi che guadagnano e sono, diciamo, più in sincronia col mercato. Quindi faccio un esempio molto banale: utilizzo un FIB per tradare un sottostante, questo sistema sta andando bene, al raggiungimento di una determinata soglia che calcolo sulla base di quello che sono le performance del sistema, anziché usare un contratto passo a due. Passo a due, fin tanto che il sistema continua a performare bene. Nel caso dovesse tornare, diciamo così, un pochino indietro, ritorno a uno. Quindi... Scusa Francesco, ti interrompo solo perché questo non è quello che per i discenti del corso diventare quant abbiamo implementato con loro. Con i discenti del corso diventare quant abbiamo implementato e abbiamo dato una formula che stiamo iniziando a usare anche noi di position sizing sulla volatilità del mercato. Quello che sta dicendo, lo dico perché visto che in aula ce ne sono diversi, quello che sta dicendo Francesco è un'altra cosa ancora che stiamo provando a fare, cioè la premiazione, se lo chiamiamola così, dei sistemi che vanno meglio, per renderla proprio semplice. Però ve lo dico perché durante il corso abbiamo fornito una formula che invece premiava o non premiava in funzione della volatilità del mercato stesso il sistema con più o meno contratti. E anche quella stiamo... Sì, quella diciamo va diciamo più che altro a gestire correttamente la posizione, no? Sostanzialmente dice siamo in un periodo di alta turbolenza, caliamo i quantitativi tradati perché ci possiamo fare più male, no? Il mercato si muove più, come possiamo guadagnare molto di più, possiamo anche perdere molto di più. Quindi, visto che il nostro portafoglio come valore complessivo è sempre quello, se siamo in periodi di alta volatilità, forse è il caso di stare un pochino più tranquilli, no? Come dicevamo, questa è una logica un po' diversa, è quella di andare a incrementare il numero di contratti nei sistemi che più di altri performano bene. Infine, un occhio di riguardo deve essere sempre data l'infrastruttura, quindi server e broker, che sono soprattutto se si fa del trading anche in intraday di fondamentale importanza, perché avere dei buoni eseguiti a dei costi diciamo contenuti e un buon server, quindi una buona infrastruttura informatica, è fondamentale, può fare la differenza. Adesso io guardavo le nostre commissioni dell'anno scorso, sono circa 12.000 euro in un anno di commissioni. Sì. Pensate soltanto a pagare da 2,5 a 3,5 a FIB, raddoppiamo i costi, quindi possono anche pochi euro di differenza sembrare... Qui ci aveva fatto un bel esempio, vi invito ad andare a vedere il materiale di due algoritmi che fa... di due convegni fa. Nel 2013 c'era Urban Jeckle, uno dei collaboratori di Emilio Tomasini, con cui ha scritto il libro Trading System, quello della Wiley, mi sembra. Comunque, è considerato uno dei primi 150 libri di trading, ho visto. Adesso non c'è Emilio, però ne parliamo bene, fischieranno le orecchie. Con quel collaboratore lì, cioè Urban, aveva fatto vedere una slide, siccome è un gestore lui, dei suoi risultati di strategia rispetto ai suoi risultati reali con le commissioni. E c'era proprio una differenza eclatante, era proprio
molto evidente il fatto che da una strategia profittevole anche solo le commissioni alla lunga creano strategie non profittevoli. Quindi, sì, chiaramente tutto ciò va relazionato, strategia di portafoglio, scusa, certo, solo. Va relazionato comunque anche al tipo di trading che facciamo, perché facciamo trading tipo daily o weekly, l'impatto delle commissioni chiaramente o dello slip, certo, cioè, funziona del numero anche di operazioni. Siccome a noi piacciono i sistemi intraday per tutta una serie di motivi, perché a fine serata posso andare a letto più sereno, perché i margini sono più bassi, perché più accorcio il tempo, diciamo così, di trading e minori sono i drawdown. Avete visto stamattina con l'HFT i drawdown quasi spariscono se l'HFT funziona, no? Quindi il nostro portafoglio ha parecchi sistemi intraday e in questo caso è fondamentale avere un broker che ci dia un'ottima esecuzione, ancor più che delle diciamo così basse commissioni. C'è qualche domanda magari su quello che abbiamo fatto vedere, qualche curiosità? Allora, come sottostanti, allora, principalmente future azionari, quindi il FIB, l'Eurostox, il mini S&P, mini Nasdaq, anche qualche ETF tipo lo SPY, poi abbiamo un po' di opzioni, perché le strategie diciamo implementate col backtester da un anno sono all'interno del portafoglio, perlomeno quella che ho fatto vedere poco fa, poco modificata, quindi... Esatto, sì. Stavo riflettendo su cos'altro mancava, su un po' di Forex, un po' di mercato Forex, non tanto, dire la verità, sono 5 mercati, anche perché a mio parere non è poi così facile tradare il Forex. Bund, un po' di T-bond, un portafoglio azionario, poi la volatilità, a me... Ma sono 14-15 workspace e quasi tutti hanno almeno 2-3 grafici all'interno, quindi adesso non ho mai contato direttamente, ma saranno una trentina. Anche io. Dopo circa lo vediamo, abbiamo creato una pagina sul sito proprio per farvi vedere tutto quello che è il nostro lavoro. Sì, l'operatività è per necessità, diciamo, 100%, no, non potrebbe essere diversamente, io... Ricordo quando facevo trading, cercavo di essere già discrezionale e già, diciamo così, far trading di tipo sistematico, pur passando gli ordini a mano, però ecco, più che gestire il Bund, il FIB, l'Eurostox. Come? Ah no, ma il broker si può dire senz'altro, anche perché ho fatto vedere l'estratto conto. sì, Interactive, quindi... Multichart è in grado di interfacciarsi con vari broker, tra cui Interactive. Sì, no, beh, io poi d'altra parte non faccio pubblicità Interactive perché ho alcun guadagno. Oggettivamente chi è del settore lo sa che è tra i migliori broker che ci sono, sia a livello di esecuzione, piattaforme, sarebbe innegabile. Ecco, quindi. Poi io onestamente mi sono trovato sempre molto bene. L'unica cosa che posso dire, diciamo, di Interactive che a mio parere potrebbe essere migliorata è la possibilità di avere delle serie storiche un po' più lunghe, perché per necessità i backtest non possiamo farli con i loro dati, ecco. E questo a livello di sottostante. Ho dimenticato qualcuno, no? Com'è? Commodity sono in fase di implementazione, esatto. Perché personalmente, per quanto leggo che è semplice fare trading sulle commodity, io non sono così d'accordo, nel senso che se cerco di farle andare in intraday come piace a me è molto complicato. Con logiche magari barre daily diventa più semplice trovare sistemi che funzionano, però devo essere anche in grado di sopportare dei drawdown, periodi negativi anche abbastanza superiori. Quindi
È vero che ci sono poi adesso anche dei certificati che potrebbero essere sostitutivi o alcuni ETF, però qualche cosa abbiamo iniziato a sviluppare, non è ancora neanche tradato sul nostro conto, in fase di osservazione sul natural gas e sull'oro, però al momento è lì in divenire, ecco. Le regole della, lo sempre ripeto, acceso, scusa, solo perché ci segnalano chiaramente in no, questo caso parliamo, no, ripeto, solo perché nel webinar dicono che non capiscono quali sono le domande, quali sono le regole del trading system. Sì, allora è tutto su un server remoto che sta perennemente acceso. Ah, quando decido di non tradare più, allora sostanzialmente non esiste. Il controllo attualmente è fatto dall'operatore, non è automatizzato. E sostanzialmente quando le performance dell'ultimo periodo si discostano troppo da quello che sono i backtest storici, allora valutiamo perlomeno di sospendere l'operatività. Sì, discrezionale, però non sulla base del grafico, sulla base dei miei dati storici, decido, bene, io ho avuto un drawdown massimo di 5.000 euro, sono arrivato a 6.500, oppure ho avuto una striscia eccezionalmente lunga di operazioni negative, ma quindi, anche se qui a fianco a me c'è poi Andrea, infatti per me vale la pena anche spendere due parole su questo aspetto, visto la domanda, che ha creato un sistema automatico di diciamo così, gestione dei trading system in questo senso, che però al momento non era stato, diciamo, ancora implementato. È una delle cose che vorremmo fare, però il My Risk, dico. Ah, il di Costian Berg, che ho seguito il microfono. Mi chiedeva quando attaccare, quando staccare un sistema. Ah, sì, c'è un intervento dopo, purtroppo. Ah, è proprio un intervento? Okay. Sì, sì, è un intervento che richiama, non voglio adesso addentrarmi in quello, però richiama molto un intervento fatto dal sottoscritto 2 anni fa, sempre ad Algoritmica, e vi presento un po' l'evoluzione del progetto, vero, di filtro di decadimento delle performance. Cioè prendiamo un sistema che crescia, o lo mettiamo via, io penso che si possa riutilizzare, è questo il concetto, e quindi quando è il momento di staccarlo, in realtà si può non modificare il sistema ma applicare un filtro che prevenga il decadimento. E purtroppo il mio collaboratore Giuliano Lombardi, cioè, o meglio, purtroppo non c'è, è diventato nonno ieri, e quindi è dovuto trasferirsi, visto che non vive dove vive la figlia, e si è trasferito giustamente in località non vicina a Bologna, e quindi non ci sarà per farvi vedere quello che lui ha fatto con più di 3.000 eseguiti in 2 anni con questo filtro, ed è un risultato sorprendente. Oggi io vi faccio l'anteprima e poi, scusate, vi faremo vedere il suo intervento nel prossimo webinar di Algoritmica, perché proprio purtroppo non è potuto intervenire, poi per fortuna ha avuto un ottimo e lieto evento emotivo, più che giustificato, per non essere presente oggi. Prego. Proprio relativo al riutilizzo di un trading system che sembra andare, insomma, male. Immagino che questi trading system abbiano dei parametri, cioè non siano fissi, non siano. Sì, no, degli input. Quelli che noi, input, quelli che, no, lo parametri. Dico solo per chi segue anche i nostri webinar, che già di solito noi li chiamiamo sì input. Sì, voglio dire, ci sono degli input che possono anche cambiare nel tempo e quindi modificare il comportamento del trading system adeguandosi a quelle che sono le nuove dinamiche del mercato. Volevo sapere se voi facevate questo tipo di ottimizzazione, e se la fate, quali sono i tempi di riferimento, ossia io vedo che un trading system sta andando, diciamo così, oppure comunque devo testare un trading system anche nuovo, che profondità di tempo devo dare in fase di ottimizzazione, e qual è la profondità nel futuro per cui quell'ottimizzazione presumibilmente ovviamente continuerà a funzionare. Sono due, inizio io la risposta, magari la faccio chiudere a Francesco. Sono due aspetti differenti per come la vediamo noi, nel senso che un conto è la scelta degli input da utilizzare in reale, e un conto è quando
nel caso vanno cambiati, dopo che è già stato attaccato il reale. La nostra filosofia è quella di non toccare mai niente, nel senso che una volta scelta la combinazione di input da applicare a un sistema, noi non ci diamo un tempo per cui da quel momento in avanti poi dovremo ricambiarli, cioè mi spiego meglio, scelta la combinazione di input e quindi dei parametri che devono essere utilizzati in reale con il sistema, non ci diamo un tempo per cui, faccio l'esempio, fra 6 mesi li riottimizziamo, li rivalutiamo e li riutilizziamo. È una tecnica, qui stiamo parlando di filosofia, se vogliamo, di un concetto, nel senso che ci sono pareri discordanti. Dal nostro punto di vista, a noi non piace andare a mettere mano al sistema che viene già utilizzato in reale. Perlomeno farlo troppo di frequente. Ah, in caso di collaudo, anche, sì. Anche in caso di collaudo. No, esatto, io infatti volevo dividere le due cose, esatto, perché per noi sono due aspetti differenti. Sì, possono essere due cose diverse, beh, chiaro. In fase di collaudo, allora, più la base storica è lunga, meglio è. Questo primo. Perché devo trovare, per quanto è possibile, una combinazione di parametri più stabile nel tempo. Almeno, se la trovo, sono più confidente che il sistema abbia una sua effettiva valenza. Poi è chiaro che avere un sistema che performa alla grande nel 2002 e poi mi fa gli ultimi 2 anni piatti, io non lo attacco, detta proprio chiaramente. Delle due vedo, mi piace più fare il contrario, cioè magari fare un'ottimizzazione sugli ultimi 4 anni, 5 anni e poi andare a caricare gli anni pregressi. Faccio un processo inverso, di solito si dice tu fai, diciamo così, una fase in sample, poi ti lasci 2 anni out of sample, se funziona fino ad oggi sei contento e l'attacchi, ma io non l'attacco con i parametri che ho trovato in questa maniera, perché ho il mercato, il trading system che è tarato su un mercato di 2 anni fa, quindi quello che voglio vedere è una stabilità nel tempo e quindi il primo test è che funzioni su un arco di temporale lungo. Poi faccio un backtest più ristretto, magari 5, a seconda poi della frequenza delle operazioni di trading può variare questa finestra, quindi se ne fa molte la posso restringere, se ne fa poche ne necessità devo allargare. Ottimizzo su questa fase, dopodiché vado a vedere se negli anni precedenti è stata comunque profittevole. Se vedo che è stata comunque profittevole, sono abbastanza sereno, diciamo così, e tengo per buona l'ottimizzazione del periodo, diciamo, più ristretto nel tempo, che comunque deve essere significativo, certo. Non un anno o due, ecco. Sì, però comunque, per esempio, si vede molto molto bene, ne parlavate anche prima, del cambiamento di mercato del 2011. Cioè, c'è del cambiamento, chiedo scusa? Delle condizioni di mercato nel 2011. Cioè, si vede che quello che funzionava bene prima del 2011 non funziona bene dopo. E questo però mi riferivo al natural gas. Mi riferivo che sul natural gas ho notato proprio un comportamento del mercato molto molto differente. Ah, no, cioè, io mi riferivo in particolare al Forex in questo momento. Allora, il Forex anche è vero quello che dice, perché comunque c'è stato un calo di volatilità negli ultimi 3-4 anni notevole. Cioè, fino a 3-4 anni fa era più facile tradare il Forex con logiche di breakout, adesso diventa sempre più complicato. Poi magari l'estate ci potrà anche riservare delle sorprese, visto anche tutte le condizioni che ci sono adesso, Grecia, non Grecia, l'euro contro il dollaro che si sposta, insomma pare che sia tornato un po' di volatilità o comunque delle possibili cause di futura volatilità. Però ecco, non è, per tornare alla sua domanda, una risposta precisa in tal senso non esiste. Il processo che facciamo noi è un pochino quello che abbiamo spiegato, ecco, in questi sensi. Ho capito, grazie. Prego. Grazie a lei. Ci sono altre domande? C'è qualcuno che fa delle domande da remoto? No. Ok. Una domanda. Nell'ultimo periodo avete cambiato quindi un po' di No, no, nell'ultimo periodo, ribadisco, è stato proprio il mercato che è andato perfettamente in sincrono con i sistemi. Al crescere del capitale nel conto abbiamo aggiunto dei sistemi, questo è quello che abbiamo fatto. Magari avevamo dei sistemi ritenuti validi nel cassetto, già validati tutto, che però per quello che era il capitale del conto non era il caso di attivare, perché sarebbe andato a
contraddire le regole che ci siamo dati, quindi dosare il rischio, position sizing, eccetera, però al crescere dei profitti del conto abbiamo potuto tranquillamente attaccarli. Una cosa che non ho detto è che comunque anche nei momenti di maggior, diciamo così, entrata a mercato in intraday, dove sono presenti vari sistemi, non arriviamo mai all'utilizzo del 50% del margine. Quindi i margini, allora, in overnight generalmente stiamo su un 15-20%, ma quando siamo 30, non so, in intraday al massimo un 50-60, può essere stato un caso eccezionale, di solito siamo sempre su un 30-35, quindi non è che utilizziamo il capitale in maniera così spinta da essere l'80% del margine in intraday, questo non succede mai. Allora, come diciamo così, pensiero per i partecipanti, abbiamo deciso di, tra virgolette, diciamo, condividere un trading system che non è frutto della nostra inventiva, ma è una, ricalca un po' quello che sono le logiche ormai pubblicate su vari libri, siti internet, eccetera, di un trading system sul mercato principalmente azionario, può essere utilizzato anche sui ETF americani, le logiche di Larry Connors, probabilmente lo conoscete in tanti, sostanzialmente sono logiche che vanno a comprare quando si ha il vento a favore, quindi si ha sopra una media mobile a 200 periodi generalmente, quindi mercato rialzista, andiamo long, quando entriamo sui ribassi di borsa, quindi abbiamo N giorni di... Questo sistema funziona così, allora, le condizioni di ingresso sono queste tre. Ci devono essere almeno N giorni di ribasso consecutivi, quindi N è un input che può essere gestito dall'utente come meglio ritiene. Si deve essere sopra a una media mobile a 200 periodi, che può essere inserita o tolta come filtro, quindi funziona anche senza questo filtro media, però diciamo ci sono magari un po' più di irregolarità, anche se i guadagni totali sicuramente aumentano. E dobbiamo essere sotto una media mobile di breve periodo, quindi dovremmo essere in una fase in cui dove il mercato è sceso. Volutamente questa media mobile a 5 periodi, 200 periodi non sono state inserite negli input, chi vuole lo può fare in maniera autonoma. A livello di uscita sono state previste tre uscite diverse che però non operano in contemporanea, ma l'utente può scegliere quella che a suo parere, diciamo, risultati migliori. Si può uscire se la chiusura di oggi, diciamo così, è superiore alla chiusura di ieri, se siamo andati sopra la media a 5 periodi, oppure se l'RSI a 2 periodi è cresciuto sopra un valore soglia. In questo caso non abbiamo fatto alcun tipo di position sizing, quindi usiamo $5,000 a titolo fissi. Non dico che sia la cosa giusta da fare, era giusto per spiegare che avete dato un sistema, diciamo così, ancora grezzo, no? Poi lasciamo all'utente tutto, diciamo così, il lavoro, magari di sviluppo. E l'abbiamo testato prima sul Nasdaq 100, abbiamo fatto una selezione di titoli, ne abbiamo tenuti circa 70, insomma, quelli più che hanno dato logiche, risultati maggiori. Siamo andati soltanto long, anche se sugli indici, sugli ETF è possibile andare anche short. E questi sono i risultati del trading system comprensivi di commissioni di slippage. Tenete presente che calcolare lo slippage su un portafoglio azionario è abbastanza complicato, perché i book non sono tutti uguali e il valore di ogni singola azione è diverso, quindi ci possono essere un tick e mezzo ogni azione comprata. Quindi adesso non ricordo bene quello che ho inserito in fase di backtest, mi pare 2 centesimi per share, una cosa del genere, e più $4-5 a eseguito di commissioni. E vedete che comunque è un sistema che nonostante gli anni orribili che ci sono stati in borsa, ormai ce li ricordiamo ancora bene, ma comunque il mercato è rialzista da parecchio tempo, parlo del 2008 in particolare, il sistema non ha avuto, diciamo, grossi problemi a livello di performance. Vediamo che a livello di profitti, se andiamo a vedere profit factor, è un valore sicuramente degno di nota, un 2,57. Il ritorno del portafoglio sul drawdown massimo è di 21 volte, il guadagno sono $163,000. Secondo me questo è un ottimo sistema,
che può essere un punto di partenza magari per sviluppare un sistema vostro sull'azionario. Le logiche sono conosciute da tempo e la loro efficacia è comprovata nel tempo. E sono scritti tanti libri, se fate dei test, chi di voi fa dei test vedrà che sono almeno 20 anni che funziona questo tipo di trading sull'azionario americano. Negli ultimi anni quello che ho notato è che anche il mercato europeo, Eurostox in particolare, sta iniziando a utilizzare le stesse, cioè a funzionare con le stesse logiche di mirror averting dell'azionario americano. E anche il mercato italiano negli ultimi 2 o 3 anni, nonostante sia comunque un mercato che risponda più a logiche di breakout, sui titoli di grossa capitalizzazione inizia a avere una certa efficacia questo, diciamo, tipologia di comportamento di trading system. Volendo dare una spiegazione, probabilmente aumentando la liquidità del mercato, il comportamento del mercato stesso si modifica e da comportamento di breakout, come può essere mercati liquidi, il mercato azionario italiano, non so, di 10 anni fa, o mercati emergenti, diventa piano piano un mercato di mirror averting, cioè il crescere della liquidità sul mercato fa sì che logiche di breakout funzionino sempre di meno e piuttosto iniziano a funzionare logiche di mirror averting, fermo restando che poi ci sono delle differenze da titolo a titolo, perché anche se andate a prendere il mercato americano, guardate Apple, tradare Apple con logiche di mirror averting non funziona, quindi fate le dovute distinzioni. È un sistema che potrebbe essere utilizzato sul mercato americano, a mio parere anche sull'Eurostox. Abbiamo fatto poi anche dei test sul mercato inglese, sul FTSE 100. Esatto, sì, non l'abbiamo utilizzato, però avete degli ottimi risultati. Poi, come sempre, tutto non si può fare. Chiaro. Adesso abbiamo provato ad attaccare questo con degli importi molto... Poi fino a poco tempo fa con Multichart era complicato fare trading di portafoglio. Non so quanti voi lo sanno, ormai dall'ultima versione è possibile fare trading di portafoglio con Multichart attraverso il portfolio trader, e quindi non mi serve aprire un grafico per ogni sottostante. Qui abbiamo 70 sottostanti diversi, io semplicemente apro un workspace nel portfolio trader, non c'è nessun grafico plottato e il portfolio trader riesce a comprare e vendere su 70 sottostanti diversi. Un utilizzo più ridotto delle risorse di sistema, esatto. Anche di crash di Multichart, parlando di... Perché... Sì, considerazione del sistema, sostanzialmente ho già detto tutto, quello che manca al sistema è una gestione degli stop, position sizing adeguato, money management, ma ci sono delle potenzialità di sviluppo, ecco, questo è un po'... Sul sito di Algoritmica da domani massimo lunedì, al posto della voce convegno, troverete il conto pilota. In realtà lo potete già vedere, nel senso che l'indirizzo è algoritmica.pro/conto. conto-pilota. È già un dominio pubblico, nel senso che non è solo che non è visibile dalla home page, ma verrà sostituita dalla voce convegno. Sostituirà la voce convegno. E qui potete scaricare proprio il PDF del conto pilota, proprio per totale trasparenza, che è poi il portfolio analyst di Interactive, quello che diceva prima Francesco. Qui si deve caricare, però comunque trovate le principali schermate del PDF che si può scaricare con... anche perché sarebbero più di 100 pagine, quindi non avrebbe senso. Evitiamo la lettura di 147, vedi? Sì. Abbiamo selezionato quelle più significative e periodicamente ovviamente verrà aggiornato. La cosa interessante secondo me di questa pagina è che vogliamo condividere con voi tutto quello che facciamo noi con le nostre strategie, quindi come vi dicevo qui trovate l'elenco di tutti i sistemi che noi stiamo tradando in questo momento,
divisi per nome, per sottostante, per vabbè, tipo di contratto, quindi comunque cioè, che cosa utilizziamo, il time frame e con quanti contratti lo andiamo a fare, perché ci sono alcuni sistemi che utilizziamo con un solo contratto, alcuni con quattro, alcuni con due, quindi vi diciamo esattamente quello che facciamo con quel singolo sistema. Con alcuni sistemi effettuiamo anche il pyramiding, nel senso che in fase di operazione già aperta andiamo a comprare altri contratti e quindi diciamo che aumentiamo il numero di titoli in portafoglio nel caso del sistema, se è un sistema azionario, oppure nel caso qua dell'ETF sullo SPY. Andiamo ad esempio, dopo che abbiamo comprato 200 contratti degli ETF, ne andiamo a comprare altri 200 in funzione di quelli che è la strategia. E poi abbiamo creato una colonna tra virgolette disponibilità in cui potete andare a vedere di alcuni i risultati di tutti a brevissimo. Ora non di tutti potete vedere subito i risultati, ma in settimana verranno caricati tutti. E al momento potete vedere appunto se sono disponibili. Alcuni sono l'Algo Certificate, quindi è un sistema free, come vi abbiamo detto, lo potete andare a seguire sul sito. Poi c'è il dietro il Trading Robot, adesso non ritorniamo su questo. Alcuni li proponiamo in affitto ai nostri clienti, vi abbiamo messo i link, e alcuni invece sono disponibili solo per i corsisti, per i discenti del corso Diventare Quant. E quindi trovate anche lì l'elenco di quelli che abbiamo distribuito e quelli che tradiamo. In due casi andiamo con due link esterni a Collective 2, nel senso che con il sistema azionario siamo andati a pubblicare i risultati su siti esterni e anche sul sistema Volatility, sì, che hai mostrato prima. Sì, esatto. Ad esempio, se vado sul sistema Bendog, che è un sistema sviluppato da Giuseppe Lugli, uno dei nostri collaboratori, trovate i risultati che abbiamo ottenuto con questo sistema in due anni di, anche qui, sempre quello. Torniamo sempre al... niente, potete andare a vedere questa pagina, vi invito a seguirla, perché l'aspetto nuovo, diciamo, del sito di Algoritmica è che le strategie le potete seguire per come continuano a funzionare. Quindi proprio in totale trasparenza vi pubblichiamo anche i risultati delle singole strategie. Nel caso potreste essere interessati a qualcheduna. Anche per altre, perché sicuramente spesso arrivavano mea culpa, spesso le performance sul sito non sono state aggiornate, oppure mandami per favore il report. D'ora in avanti sarà tutto online, tutto in tempo reale, abbiamo automatizzato tutto, ci abbiamo investito veramente tanto tempo, però se adesso andate ad esempio a vedere che cosa ha fatto il last minute nell'ultimo periodo, andate nella parte del sistema last minute e vedete come prima vi avevo fatto vedere per l'Algo Certificate la equity line con le operazioni aggiornate. Cioè qui c'è ad esempio c'è lo stop loss del 5 qualcuno l'ha fatto ci stiamo ragionando. Ne parlavamo prima. Allora, se fai andare quel sistema senza stop loss è stratosferico, o se lo tiene a 1500, però poi subentrano altri ragionamenti. No, ma lo so perfettamente. Sì, sì, no, ma diciamo che potrebbe essere anche... Allora, io adesso su questo sistema ho attivato... Siccome... Questo è quello sull'Eurostox che mi chiedevi prima. Questo è quello sull'Eurostox. Lo spin. Ah, nel due anni. Non fa tantissime operazioni. No, sì, questo è da marzo 2014. Ha fatto 60 operazioni. Quanto mi questo superato? È il reale poi okay. Potete andare dentro al singolo sistema e scaricare anche il performance report, ma i performance report sono sempre tutti belli, quindi hai messo molte commissioni sì, può darsi cioè, anche troppo
per un contratto esagerato, sì. Commissioni è un euro su un euro di commissioni e poi lo slip is more. Mettici un ticket entrare. Uno, questo è uno. È uno. Sì. Io lo faccio andare con mi piace uno. Essere prudenziale. Sono, mi tiro la zappa sui mi dicono sempre i miei collaboratori che mi tiro la zappa sui piedi. Io lo sgrido perché lui quanto metto? 10. Eh? Sì, aggiorna. No, abbiamo creato proprio il motore di simulazione, ecco. E adesso ha riaggiornato. Sì, è più o meno sempre quello, non è che... quello che ha più operazioni probabilmente è il branch, che lo usiamo veramente, che fa tante operazioni. Sì, ad operazione, è un tick e mezzo. È eccessivamente per ingresso più uscita, comprensivo, non è 37, non è un ticket e mezzo in ingresso di operazione e 37 e mezzo ad uscita, è 37 e mezzo. Sì, io ho messo 5 per ognuno adesso qui lo può anche personalizzare. Sì. No, questo è un contratto solo. Comunque il concetto è vogliamo condividere con voi tutto il lavoro che facciamo e purtroppo non era fattibile in modo manuale, nel senso che andare ad esportare i performance report ogni mese, creare i risultati dei sistemi non era fattibile, quindi ci siamo tirati sulle maniche e abbiamo sviluppato un modulo di pubblicazione in tempo reale dei risultati, sia per trasparenza, che così lo vedete senza aspettare un anno magari che vengano pubblicati i risultati, ma anche per migliorare sempre il servizio. Ecco. Dobbiamo stare attenti a toccare gli input. Sì, adesso andiamo a vedere. Va bene. Niente, se non ci sono altre domande? Ah, una. Se ho capito bene, prima dicevate che difficilmente i margini arrivano a impegnare oltre il 50% del capitale. Questo è perché sono sottostimate le size di tutti i trading system in portafoglio o perché c'è anche magari qualche algoritmo che se entrano troppi trading system a mercato limita ulteriormente l'ingresso di altri? No. Allora, non c'è questo algoritmo, è nella scelta dei sistemi da tradare, come dicevo sono stati aggiunti un po' per volta, in considerazione del fatto che, allora, è impensabile che sistemi ecologiche diverse entrano tutti in contemporanea, o perlomeno è molto raro, ogni tanto può capitare, di verità, ma è raro. E poi, sopra un certo capitale, è possibile attivare il portfolio margin, almeno con Interactive, che... Magari se sei short sul FIB e long sul DAX, non dico che ti porta ovviamente il margine a zero, ma te lo riduce. Quindi questo è un aspetto che, ma anche col T-Reg, che è la marginazione normale che hanno tutti i broker, sopra il 50% del margine generalmente non si è mai. Ma questa è una scelta nostra, potremmo volendo spingere di più, però dopo andiamo poi... Andare a spingere di più significa poi prendersi dei rischi più alti, vuol dire quindi avere degli stop loss più grossi che pesano in percentuale sul capitale totale di più. Quindi diciamo il discorso del margine non è stato scelto ex ante. Noi abbiamo settato i sistemi come secondo noi andavano settati e abbiamo visto che il margine generalmente sta in questo ordine di grandezza e a noi sta bene. Quindi diciamo vi ho mostrato il risultato, ma non siamo partiti dal risultato per gestire il numero di sistemi. I sistemi e i quantitativi tradati principalmente, come dicevo, vanno a vedere il valore di stop loss sul portafoglio. Questa è la cosa più importante. Cioè non posso permettermi con poche operazioni di rovinarmi le performance di poco tempo o comunque bruciarmi una parte significativa del capitale. Ok. Se non ci sono altre domande, facciamo una piccolissima pausa di 10 minuti, non di più, e poi diamo la parola a Maurizio Monti che ci presenterà una strategia di trading.